Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco e lavoro al Muse FabLab, un laboratorio di fabbricazione digitale dove è possibile costruire e riparare gli oggetti usando stampanti 3D, taglio laser e strumenti elettronici. Il FabLab è uno spazio dove le persone possono condividere le loro esperienze e le loro conoscenze. Oggi vi parlerò del riutilizzo, che è una delle 4R: ridurre, recuperare, riciclare, riutilizzare. Riutilizzare significa anche riparare. È un modo semplice per essere ecosostenibili e comportarci in maniera virtuosa nei confronti dell'ambiente, agendo tramite gli oggetti che abbiamo a scuola, a casa, in ufficio. Nel nostro quotidiano siamo circondati da elettrodomestici, libri, apparecchi elettronici. Ciascuno di questi oggetti è stato creato partendo da materie prime più o meno sostenibili. Ad esempio, con gli alberi posso fare un libro, oppure con l'alluminio e il coltan un elettrodomestico. Ogni oggetto ha così un costo ambientale più o meno elevato a seconda dei materiali utilizzati e di come questi materiali sono stati trasformati prima di arrivare a noi. Ma ogni tanto gli oggetti si rompono e cosa si può fare? È importante non sprecare questi materiali preziosi. L'ultima cosa che un materiale prezioso merita è essere buttato via. Quando gli oggetti si rompono, esiste una soluzione migliore. Hai mai pensato che gli oggetti possono essere riparati? È vero che qualche produttore cerca di renderci la vita complicata e di scoraggiare la riparazione. Si chiama obsolescenza programmata. I prodotti in pratica sono pensati per costare poco, avere una vita breve ed essere sostituiti dopo pochi anni dall'acquisto. È un comportamento ignobile, messo in atto da alcune aziende che è già un reato in alcune nazioni europee, tra cui la Francia. Per imparare a conoscere meglio il mondo della riparazione, vi propongo alcune domande a cui darò risposta nel corso di questo video. Quando si rompe un oggetto, puoi aggiustarlo? Puoi chiedere ad un adulto di aggiustarlo assieme a te? Quasi tutti gli oggetti possono essere riparati. Ad esempio, per riparare un elettrodomestico, molto spesso basta rifare una saldatura o sostituire qualche piccolo componente elettronico. Puoi imparare come fare in uno dei numerosi FabLab che sono presenti in tutta Italia. Se invece non è possibile riparare un oggetto, accendiamo la creatività e pensiamo a come poterlo riutilizzare in altro modo. Anche se un oggetto non si può proprio riparare, abbiamo in mano una miniera d'oro. Non sprechiamola. Com'è possibile recuperare questi materiali? Dove li possiamo portare? Rame, oro, alluminio. Tutti metalli preziosi, difficili da estrarre nelle miniere, invece facili da riciclare. Ma anche vetro, carta, plastica. Nel tuo comune esistono i centri di raccolta materiali o isole ecologiche che sono il punto di partenza per recuperare questo vero tesoro. Quando un oggetto si rompe, te ne serve veramente uno nuovo? Potresti valutare di fartelo prestare? Oppure di comprarlo usato? Spesso non ci serve l'oggetto in sé, ma il servizio che questo oggetto fa. Ad esempio, un trapano lo usiamo pochi giorni all'anno e potremmo chiederlo in prestito al vicino di casa, magari in cambio di una bella torta da mangiarci assieme. Oppure potremmo cercarlo nei mercatini dell'usato o nei siti web dedicati. E se proprio lo vuoi acquistare nuovo, magari valuta un prodotto con dei certificati etici, come i mobili Fair Trade, oppure libri e quaderni con il marchio di gestione forestale sostenibile, oppure anche i vestiti che utilizzano tessuti ecocompatibili. Imparare a riparare è però la soluzione migliore, perché da un lato evito di creare un rifiuto e dall'altro riduco la richiesta di materie prime preziose. Ora vi mostro quant'è semplice e bello riparare. Vi invito a prendere un repair caffè. Offro io. Eccoci arrivati al repair caffè. Vediamo cosa possiamo riparare oggi. Buongiorno. Buongiorno.
Cosa ha portato a riparare? Allora, ho portato a riparare la mia vecchissima bicicletta. L'ho riparata più volte, l'ho verniciata, l'ho resa più creativa possibile. Anche il mio matrimonio, ho messo tutta, l'ho addobbata. Quindi è il mio mezzo di lavoro, perché abito vicina, relativamente vicina al mio posto di lavoro, e insomma in pochi minuti io mi sono sempre servita della mia bicicletta. La bici funziona adesso? La bici sì, aveva qualche problemuccio che io non so risolvere, mi hanno fatto qua a Ripar Caffè un servizio ottimo, perché le mie luci hanno ripreso a funzionare, i freni pure, quindi diciamo anche le condizioni di sicurezza, luci e freni, sono sistemate. Secondo lei perché è importante riparare? Ma insomma, mantenere le cose che si hanno, oltre a un discorso affettivo, anche un consumo in meno di materiali che circolano, di territorio, di tutto, e insomma mi sembra il caso di non buttare mai le cose, cioè utilizzarle, non dico proprio fino all'ultimissimo, ma insomma cercare di utilizzarle il più possibile. E perché sei qui oggi? Allora, oggi sono qui, non ho portato nessun oggetto da riparare, però ho voluto partecipare all'evento per appunto imparare magari qualche tecnica base per la riparazione, perché è importante cercare quantomeno di riparare degli oggetti che abbiamo già in casa prima di procedere ad acquistarne dei nuovi, sia per la sostenibilità, per l'ambiente, e quindi sono venuta qui a passare questa mattinata insieme a voi. Ho portato un sacco di elettrodomestici che mi sono stati dati da mia mamma, che vi ha visto, penso, al telegiornale, si è subito entusiasmata un sacco per questa vostra idea, il concetto che sta dietro il recupero, al fatto di non creare nuova immondizia. E allora ha accumulato veramente una serie di elettrodomestici, un mini timer, un robottino da cucina e anche un ferro da stiro. E il primo l'hanno già riparato, Silvio è già riuscito a smontarlo, a trovare il contatto che non si era staccato, quindi a sbloccare anche la lama. E quindi il primo è già andato, è riparato. E secondo te perché è importante riparare piuttosto che buttare via? Allora, ci sono vari motivi secondo me. Uno, cerchiamo di inquinare di meno, cioè produrre meno rifiuti. Due, banalmente il motivo economico, no? Hai magari speso già un bel po' di denaro per un elettrodomestico e a volte una banalità non ti permette di usarlo. In questo caso era veramente un po' di ruggine, probabilmente su un vecchio pimer o un contatto uscito dal posto giusto, quindi sarebbe anche uno spreco economico. Ma penso che l'aspetto forse ecologico in questo momento lo possa trainare ancora di più che non l'aspetto economico. Ecco, avete visto, riparare è importante, attuale, è gratificante. Fa parte dell'economia circolare, fa bene all'ambiente, al portafoglio, ci fa conoscere le persone e ci fa scoprire come funzionano i nostri oggetti. Il primo caffè ve l'ho offerto io. Adesso tocca a voi. In quest'ultima parte del video vi propongo alcune semplici azioni che possiamo fare a scuola o a casa. Cercate un Fab Lab nella vostra città e chiedete informazioni su come fare a riparare, oppure partecipate ad un Repair Café. Prima di comprare un oggetto chiedetevi: vi serve davvero? Lo potete chiedere in prestito? Potete comprarlo usato? Se un oggetto è arrivato a fine vita, potete regalarlo a qualcuno che magari ne recupererà i pezzi? In ogni caso, informatevi su dove vanno conferiti i diversi materiali nel vostro comune. Facciamo insieme qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo.